Ciao a tutti, bentornati su Spunti di Riflessione. Un caro saluto a un'amica mia personale del canale, Maria Teresa De Donato, che è una delle detentrici del record di presenze, perché con te sicuramente abbiamo fatto un discreto numero di chiacchierate. Qui vi rinvio perché abbiamo parlato di tanti argomenti e anche di tanti libri. Ciao Maria Teresa, grazie ancora per essere qui. Piacere Ciao Paolo e grazie per l'invito, è sempre un piacere parlare con te. mio. Ricordo che Maria Teresa vive, pur essendo italiana, vive da tanti anni ormai negli Stati Uniti d'America, più di 25 anni, se non ricordo male, 28. 28, ecco, infatti, Più di 28. passano gli anni, come vedi. Precisamente tu vivi in Texas, però continui, ecco, con la tua passione dedicata al mondo dei media. Ricordo che hai un blog, che scrivi vari articoli, che fai anche tu varie interviste con gli autori e naturalmente tu stessa sei autrice di libri, di diversi libri ne abbiamo già parlato, io vi rinvio assolutamente alle nostre precedenti chiacchierate, tanto le troverete sul canale. Dimentico, scusa, in genere lo dico alla fine, stavolta lo dico all'inizio. Ricordate, quando vedete questo video, che questo è un piccolo canale demonetizzato per mia scelta, perché non voglio soggiacere a certe dinamiche, usiamo sto termine, però so, il canale se cresce credo che un piccolo contributo alla diffusione della cultura e anche dell'informazione di punti di vista alternativi ci sia, quindi l'invito è sempre quello, like al video, condivisione con gli amici e iscrizione. Ricordo che l'iscrizione al canale è totalmente, assolutamente gratuita. E adesso veniamo al libro, questa è l'ultima tua creatura, visto che i libri dicono che per gli autori sono anche una specie di quasi un figlio. Assolutamente sì. Mi sembra anche giusto. Ecco, questo libro, io intanto comincio con il titolo, Tu e il tuo alunno, poi andremo a vedere la sinossi che mi sembra già di per sé stessa molto significativa su quelli che poi sono i contenuti. Ricordo che non è un libro corposo, stiamo parlando di circa un centinaio di pagine. E questo libro è stato scritto a quattro mani, perché è stato scritto da Maria Teresa, che è qui con noi, e anche dall'altro coautore, spero di pronunciare bene il nome, perché io col tedesco sono un po' una frana, Horst Kölze, scritto in italiano per chi ci ascolta, Koeltze, che tra l'altro è una persona, come mi diceva anche nel fuori onda Maria Teresa, eccezionale, perché stiamo parlando di una persona che ha già superato la soglia dei 90, pensate, eppure è ancora attivissimo, con tanta voglia di fare, credo che sia veramente un esempio, perché purtroppo a volte, ahimè, quando si raggiunge una certa età, forse si ha un po' la tendenza a dire ormai sono anziano, ormai sono, usiamo il termine vecchio, non mi piace per niente. Invece non è vero, tante persone, purché, come dimostra questo signore, tengano, come dire, in moto il fisico, perché quello conta, e anche e soprattutto cervello, come vedete, si può raggiungere età veramente importanti in assolutamente stando in forma. Questo è un libro dedicato alle politiche della scuola. La scuola è, direi, la fucina dell'uomo e della donna del futuro, perché dall'educazione, io ho fatto una intervista, forse non hai avuto, perché non pretendo che tu possa stare sempre dietro a me, naturalmente, io ho fatto un'intervista interessante, a cui vi rimando assolutamente, con l'avvocato Anna Maria Bernardini De Pace, con la quale abbiamo parlato di recenti episodi purtroppo di violenza che sono accaduti in questo paese, oltre che dei diritti della comunità LGBT, e l'avvocato ha detto una frase che poi diciamo anche un po' il titolo di quella puntata, cioè l'educazione, l'importanza dell'educazione nel prevenire episodi di violenza. Ecco, questo è solo uno dei tanti esempi di quanto l'educazione, di quanto la cultura impattino sulla crescita personale e sulla quelli che saranno appunto gli uomini e le donne del futuro. Io passo, prima di cederti la parola, e naturalmente ci parlerai anche del coautore che non può essere presente, perché purtroppo ci vorrebbe l'interprete, perché ahimè io il tedesco confesso non lo parlo, a differenza di Maria Teresa. Allora, sinossi, dicevo, tu e il tuo alunno. Con questa pubblicazione guardi dietro le quinte della politica scolastica. In questo scritto puoi vedere quanto segue. I ministri dell'istruzione hanno trasformato la scuola in una fabbrica di apprendimento per il concorso internazionale sulla istruzione dell'Ocse. Ricordo che l'Ocse è l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico che riunisce paesi dell'Europa e anche del Nord America, Canada e Stati Uniti d'America. L'Ocse ha deciso di trattare tuo figlio come, tra virgolette, materia prima nella fabbrica dell'apprendimento. Nella competizione educativa internazionale, gli insegnanti sono il braccio esteso dell'Ocse. Devono forgiare tuo figlio per l'apprendimento dei prodotti del settore dei test internazionali.
In questo documento imparerai come l'OCSE è riuscita a dominare l'istruzione scolastica dei paesi sovrani con controllo sulla efficienza. Scoprirai anche come tuo figlio, con il tuo innato interesse per l'apprendimento, sia naturale curriculum e come l'educazione sostenibile si realizzi nell'immagine umana della libertà. Il nono capitolo parla di un insegnante che ha lasciato il lavoro. Non poteva più sopportare di dover trattare i suoi studenti come schiavi dell'apprendimento, come che devono raggiungere l'obiettivo pianificato con prodotti didattici standardizzati. Sotto il tema Istruzione e libertà, il settimo capitolo, apre un orizzonte intellettuale che si estende da Socrate del Nord, il filosofo esistenzialista Soren, anche qui spero di pronunciarlo bene, Kierkegaard, ad Aristotele, l'inglorioso filosofo dell'antichità greca, da un punto di vista, pensate, femminista. Ce n'è tanto, io devo dirti la verità, quando sento parlare di parametri come efficienza riferiti a servizi come l'istruzione e aggiungo anche come la sanità. Allora, va bene che non si debbano, che non ci debbano essere sprechi, va bene che siamo tutti d'accordo, le cose debbano funzionare bene, però francamente ci sono dei settori dove secondo me questo criterio di imprenditorialità che ci stanno ficcando in testa da circa 30 anni, sostenendo che se un qualcosa non è orientato in senso aziendalista non va bene, si spreca soldi e quant'altro, ci vuole la faccia tosta, come tutto quello che è accaduto, parlo dell'Italia naturalmente, in questi ultimi 30 anni a sostenere una fesseria di questo tipo. Maria Teresa, a te la parola. Ecco, tu già hai menzionato vari punti, Paolo, come appunto il sistema educativo PISA su cui diciamo si basa la nostra valutazione, o meglio la denuncia verso questo sistema educativo che sta arrecando soltanto danni, recando danni a studenti delle scuole di ogni ordine e grado, ad iniziare dai bambini che vanno all'asilo e alle scuole che frequentano l'asilo e scuole elementari, e che inizialmente era nato appunto come un'indagine internazionale promossa dall'OCSE. E tu hai spiegato molto bene appunto attraverso leggendo già la sinossi. E quando noi ascoltiamo espressioni come, io ho preso delle note perché naturalmente pedagogia non è la mia specializzazione, quindi preferisco, ho preferito prendere note in questo caso, quando noi ascoltiamo espressioni come oggi va da sé che anche l'istruzione appartiene al complesso economico, il sistema educativo è sullo stesso piano delle acciaierie e delle fabbriche di fertilizzanti. Tratto i bambini come beni di consumo durevoli, forse qualche domanda dovremo farcela e forse ecco, dovremo anche preoccuparci e chiederci se sia questa la strada da perseguire oppure se qualcosa va assolutamente cambiato. E se pensiamo di poter risolvere questo problema e quindi i danni che poi adesso vedremo quali sono, che questa metodologia educativa in parte diciamo reca a bambini, a ragazzi e a insegnanti, anche a genitori, se pensiamo che qualcosa possa essere fatto tramite i ministri dell'istruzione, inganniamo noi stessi, perché i ministri dell'istruzione di questi 86 paesi in cui questo sistema è stato messo in atto sono diventati degli strumenti politici proprio per realizzare questo progetto. Scusami, siccome questa è una cosa che ci tenevo a dire, siccome dicevo appunto Maria Teresa, professore italiana, vive negli Stati Uniti e l'altro autore è tedesco, io vorrei ricordare che questi 86 paesi praticamente raccolgono tutta l'area europea e anche nordamericana, quindi parliamo di tutto il mondo in cui viviamo noi, cioè non stiamo parlando di qualche remota atollo nel Pacifico, assolutamente. Assolutamente sì, assolutamente sì. E quindi il sistema di istruzione, praticamente i ministri dell'istruzione si sono prestati, per così dire, a questo sistema, divenendone a tutti gli effetti gli esecutori. E quindi le scuole si sono trasformate, come hai letto tu appunto nella sinossi, in fabbriche, e i ragazzi vengono forgiati come materie prime, cioè gli insegnanti devono forgiare i ragazzi in modo tale da raggiungere gli scopi per cui questa metodologia è stata posta in essere. E questa metodologia si basa su parametri assoluti che appunto vengono applicati nell'ambito delle corporation, cioè nelle aziende.
e che vengono appunto applicati nella valutazione dell'efficienza e della produttività di dipendenti e soprattutto, nella maggioranza dei casi, del management. Tutto questo, statistiche, questo tipo di test, di valutazioni, eccetera, prescinde dall'elemento umano che viene completamente messo da parte. E perché tu appunto, perché i ragazzi diventano materie prime da plasmare. E il risultato è che creatività e immaginazione e fantasia vengono completamente distrutte. Perché? Perché tra i 3 e i 4 anni d'età il bambino raggiunge il massimo livello di creatività e di sviluppo. Questa metodologia interferisce con quel processo, per cui possiamo soltanto immaginare, ed io ripeto non sono specializzata in pedagogia, ma possiamo soltanto immaginare quali possano essere i danni a livello intellettivo che questo sistema reca a bambini e a ragazzi delle scuole di ogni ordine e grado. Chiederti, Maria Teresa, in che cosa consiste questo sistema? Perché ci serve, secondo me, per capire, perché appunto abbiamo capito che è improntato a metodi aziendalistici, però esattamente ecco, come è proprio per capire, perché altrimenti magari non ce ne rendiamo conto. La produttività e l'efficienza sia di insegnanti sia di ragazzi e bambini viene puntualmente testata, cioè ci sono dei test che loro devono superare per diciamo, poter accedere alla classe superiore o per poter essere diciamo, accettati come insegnanti e passare per così dire l'esame anche loro. E noi, proprio tu ed io, nella presentazione del mio libro The Arthur Eyes, avevamo accennato, che era appunto il libro che io ho scritto, che è rimasto nella sua versione inglese, Osa e Levarti, che ho scritto a quattro mani con l'amico e collega De Nicolas Pursch, avevamo menzionato l'esempio della Finlandia. La Finlandia è appunto lo stato in cui a livello internazionale viene riconosciuto il miglior sistema di insegnamento. Gli stessi americani sono andati in Finlandia e hanno parlato sia con l'allora ministra diciamo, di quella che per noi è la pubblica istruzione e sia con insegnanti di scuole di ogni ordine e grado per capire come funzionasse e per quale motivo avesse tanto successo. E come avevo appunto menzionato già in quella nostra intervista, che invito i nostri amici ad andare a vedere, appunto, la trattazione appunto di The Arthur Eyes, che troverete sia che troveranno sia sul tuo canale sia sul mio, avevamo appunto spiegato che il sistema di istruzione in Finlandia prevede che i bambini fino all'età di 7 anni non vengano sottoposti a interrogazioni, a compiti in classe e a test di alcun tipo, quindi non sostengono esami di alcun tipo, né vengono dati loro compiti a casa. Tutto viene svolto a scuola, lasciando ai bambini la possibilità di manifestare la propria fantasia, la propria creatività, la propria immaginazione e quant'altro attraverso attività, attraverso lavori di gruppo e quindi sviluppando in questo senso anche diciamo, lo spirito di teamwork. E questo sistema di istruzione, appunto, PISA, che sta per Program for International Student Assessment, cioè Programma per la Valutazione Internazionale dell'Allievo, sta dimostrando di essere solamente un fallimento, un grande fallimento. E apporta danni fisici ai ragazzi, e non solo ai ragazzi ma anche agli insegnanti, e le statistiche mostrano un notevole incremento di problemi alla schiena, dolori alla schiena, problemi gastrointestinali, nausea, vomito e quant'altro. E non raggiunge neanche, questa metodologia non permette di raggiungere neanche i risultati e gli scopi che si è prefissa di raggiungere. E l'esempio è quello degli USA, in cui le statistiche attualmente ci dicono che il 48% dei ragazzi in età scolare non sa leggere. Il 48% non sa leggere? Non sa leggere, negli Stati Uniti, il 48% degli studenti americani non sa leggere. Diciamo, di quale età stiamo parlando più o meno? In età scolare, quindi diciamo dei ragazzi, diciamo dai 5 fino ai 17-18 anni. Ma per non saper leggere
forse intendi non il fatto proprio di non saper leggere, ma il fatto di non saper interpretare, così di quello che si chiama in gergo l'analfabetismo funzionale, oppure proprio non No, sanno proprio leggere. non sanno leggere, non sanno leggere. Bene. Anche perché la lingua inglese comunque è una lingua, c'ha una lingua scritta e una lingua vocale, per cui diciamo tu non leggi quello che c'è scritto, ma devi imparare la pronuncia. Però diciamo loro imparano o dovrebbero imparare sin dalla più tenera età la giusta pronuncia e a leggere, visto che comunque sono, diciamo, frequentano le scuole dalla più giovane età. Io stessa sono stata, ho avuto diciamo, per così dire, una brutta esperienza, nel senso che come coach sono stata contattata da tantissimi ragazzi di tutto il mondo, e molti europei e tantissimi italiani di tutta Italia, ragazzi che mi hanno contattato da tutta l'Italia. Ragazzi, alcuni ragazzi erano diplomati, alcuni ragazzi, molti ragazzi erano plurilaureati, laureati cum laude, col massimo dei voti e con specializzazioni. E mi hanno chiesto tutti, mi hanno fatto tutte le stesse domande, e cioè cosa possiamo fare, ci aiuti a capire cosa possiamo fare adesso con questi titoli di studio, come dobbiamo muoverci, chi dobbiamo contattare, quali sono gli sbocchi professionali e quant'altro. Questa cosa mi ha profondamente rattristata, perché è una situazione in cui mi sono imbattuta anche io a suo tempo, ma io sto parlando di 40 anni fa. E quindi vedere che in 40 anni non solo le cose non sono cambiate, ma sono addirittura peggiorate, ma veramente diciamo rattristato. E questa è una dimostrazione lampante. Io qui purtroppo devo fare un discorso per amore di conversazione in generale. La scuola e l'università, la scuola sia l'università, hanno fallito negli obiettivi che avrebbero dovuto raggiungere. Mentre per quanto mi riguarda, io abbiamo già parlato, quindi non voglio dilungarmi sulla mia figura, perché chi desidera conoscermi può andare su Google e digitare Maria Teresa De Donato e trovare ogni Certo. sorta di informazioni tramite siti, web, profili e quant'altro. Tra le mie varie attività, io ho avuto anche quella, ho anche insegnato in scuole private, sia in Italia sia negli Stati Uniti. In Italia ho insegnato in una scuola privata materie letterarie e linguistiche, e ho anche preparato ragazzi, anche studenti lavoratori, quindi adulti, per gli esami, per il conseguimento o della licenza media o della scuola superiore, del diploma di scuola superiore. Mentre in America ho lavorato in una scuola privata Montessori. Quindi, mentre nel mio caso l'insegnamento è sempre stata, diciamo, un'attività secondaria, nel caso del mio collega, appunto, e amico Horst Kölze, è stata la sua vita. Horst ha dedicato completamente la sua vita all'insegnamento, diventando appunto insegnante, insegnando in scuole di ogni ordine e grado, fino ai college e all'università, diventando direttore e persino rettore. E in questa pubblicazione, in questa nostra pubblicazione, lui spesso fa riferimento appunto a Søren Kierkegaard, che fu il primo filosofo danese, tra l'altro fondatore della filosofia esistenziale, il quale il 1 agosto del 1835, e lo leggo testualmente, scrisse: "È importante capire il mio destino. C'è una verità da trovare, che è verità per me, per trovare l'idea per cui voglio vivere e morire." Quindi Kierkegaard concepisce l'essere umano come un essere responsabile, con la consapevolezza del sé e la consapevolezza anche di sentimenti come gioia, amore, paura, disperazione e quant'altro, e che si autoprogetta e non come un essere fisso. Quindi, in questo ambito emergono alcuni aspetti fondamentali, e cioè innanzitutto il discorso legato alla libertà. L'individuo, come diceva appunto Jean-Paul Sartre, che è stato un famoso filosofo, scrittore di romanzi, biografie, eccetera, francese, l'uomo è condannato alla libertà. Nel senso che l'uomo nasce libero, ognuno di noi nasce come individuo libero, poi subentrano gli stati, le istituzioni, la comunità, la collettività, eccetera, che diciamo mettono i paletti, e alcuni di questi paletti purtroppo sono necessari, perché non vivendo in un mondo perfetto,
in un mondo ideale, le notizie di cronaca purtroppo ce lo testimoniano continuamente ogni giorno, abbiamo bisogno a volte di paletti, cioè che la libertà mia finisca dove inizia la tua. Tra gli altri temi fondamentali emerge la consapevolezza. La consapevolezza non soltanto nel caso della scuola e degli insegnanti, non soltanto la consapevolezza del sé come insegnante, ma anche la consapevolezza degli eventuali effetti che il nostro insegnamento avrà sugli studenti. Il discorso anche legato alla trasformazione, allo sviluppo personale e all'individuazione e alla realizzazione del nostro potenziale umano, perché appunto come abbiamo discusso nella conversazione che abbiamo avuto nella presentazione del mio libro The Art to Rise, ogni essere umano nasce con un infinito potenziale umano, sta soltanto a noi e questo è il nostro fondamentale, diciamo, compito, quello di identificare quale sia e di realizzarlo. Al contrario, l'efficienza statistica, la valutazione attraverso i test e i parametri fissi, eccetera, su cui si basa il sistema PISA, non tengono conto di questi fattori, ma escludono a priori, diciamo, il fattore umano. Tra le conseguenze, oltre a quelle fisiche diciamo, e psicologiche che abbiamo visto, cioè tutta una serie di sintomi che avvertono, di cui sono vittime, diciamo, i ragazzi delle scuole di ogni ordine e grado, ci sono anche problemi che vengono creati agli insegnanti, prima di tutto perché questa istituzione, che è un'istituzione privata, che tra l'altro non ha competenze specifiche nel settore didattico, quindi pedagogico, e che però al tempo stesso ha uno sconfinato potere, che ha superato il potere degli stati, dei ministeri della pubblica istruzione, dell'istruzione in generale, in 80 paesi, lo ripetiamo, a volte fa sì che gli stessi insegnanti in servizio vengano valutati non solo attraverso questi test, ma anche dagli ultimi arrivati che non hanno sviluppato né la conoscenza né le competenze adatte per farlo. Quindi quello che si sta verificando, e nel nostro libro abbiamo fatto riferimento a quello che sta succedendo in Germania, quello che sta succedendo è che molti insegnanti stanno tirando remi in barca e abbandonando la professione, proprio perché non soltanto hanno subito loro stessi dei danni, ma perché, cosa più importante, non vogliono essere responsabili dei danni che questo sistema sta regando ai ragazzi in età scolare. Io ci terrei a dire una cosa a questo punto, scusami, poi ti lascio continuare. Prego, prego. Uno straordinario ed efficacissimo parallelismo tra, ancora una volta, tra quello che avviene nel mondo dell'istruzione della scuola e quello che avviene nel mondo della sanità, perché tutte le cose che tu hai detto si sposano perfettamente e senza fare una grinza con quello che avviene nel mondo della sanità, perché anche il mondo della sanità viene ispirato a questi parametri aziendalistici, anche il mondo della sanità è pieno di medici che cercano di, e sanitari in generale, che cercano di fare il lavoro e non ci riescono più, anche il mondo sanitario sta vedendo tante persone che trattate male perché non reggono lo stress, perché non si vogliono adattare a certe regole, che letteralmente, come dicevi tu, tirano i remi in barca, appena possono se ne vanno, oppure fanno una scelta di vita e decidono appunto di gettare la spugna. Quindi assolutamente. Questo mi lascia davvero, cioè mi fa pensare, mettiamola così. Prego, continua. Assolutamente. E quindi diciamo, l'istruzione ideale dovrebbe avere un orientamento antropologico e basarsi sulla teoria dei diversi modelli di addestramento anche degli insegnanti, e si dovrebbe assistere, per risolvere questo problema o questi problemi che questo sistema ha creato, ad un passaggio da un'istruzione tecnocratica, qual è diventato il sistema educativo didattico tramite la metodologia, il metodo PISA, e passare appunto da un'istruzione tecnocratica a un'istruzione umana. E per poter fare questo dovrebbero essere integrati alcuni aspetti fondamentali che riguardano le teorie pedagogiche, cioè quello di amalgamare, integrare il pensare
con l'agire, ossia l'insegnante non deve essere soltanto consapevole del sé come persona, come insegnante, ma deve essere anche consapevole dei risultati e degli effetti che il proprio insegnamento avrà sugli studenti. Quindi questa nostra pubblicazione di fatto evidenzia due aspetti fondamentali tra le cose assolutamente essenziali da fare. Innanzitutto che gli insegnanti vengano addestrati in maniera diversa, adeguata e alla formazione degli insegnanti in base alle regole fondamentali della pedagogia e dell'antropologia. E in secondo luogo, un secondo aspetto è quello di aiutare gli insegnanti, di aiutare gli stessi genitori affinché informandoli e trovando un modo affinché loro stessi possano essere i primi a poter supportare e aiutare in tutti i modi i propri figli. Qui c'è anche una lacuna da riscontrare, perché molti genitori non si sentono all'altezza di aiutare i propri figli e questo li porta a tirare rimini in barca e a dare carta bianca, a lasciare carta bianca alla scuola e agli insegnanti. Però nella situazione in cui ci troviamo e che stiamo appunto considerando, questo non fa che ulteriormente danneggiare senza lasciare praticamente spazio a riparo da questo danno appunto che viene fatto. Quindi questa nostra pubblicazione, benché piccola, è corposa per quanto riguarda, diciamo, i contenuti e le tematiche che affronta, e lo scopo che si prefigge è quello di informare sia studenti, insegnanti e genitori per poter cambiare meglio la scuola e far sì che la scuola torni ad essere al servizio degli studenti, delle famiglie e della comunità. Io, guarda, mi riallaccio ancora una volta alla chiacchierata che secondo me è stata veramente molto molto interessante di ieri con l'avvocato Bernardini De Pace, per dire che lei giustamente ha insistito molto sull'aspetto dell'educazione. Ecco, ha fatto un esempio che secondo me è calzante, perché è lo stesso che faccio spesso anch'io. Cioè, quando tu vedi oggi, che ne so, una famiglia seduta al tavolo, anche in un ristorante, cosa vedi che fanno i genitori con i figli? Ci parlano? No, ti danno in mano il telefonino, il tablet o le altre apparecchiature, che per carità, io non sto ben inteso criticando la tecnologia, che sicuramente dà delle grandissime opportunità. Noi stiamo parlando a migliaia e migliaia di chilometri grazie alla tecnologia, quindi la tecnologia non viene messa sul banco degli imputati, casomai l'uso che ne viene fatto. Ecco, quando i genitori, per esempio, purtroppo ahimè questo avviene, delegano l'educazione dei figli a questi sistemi, manco alla scuola già sarebbe qualcosa, probabilmente c'è qualcosa che non va. E purtroppo, devo dire, non sto dicendo che tutti i genitori siano così, assolutamente, io sto dicendo che però ci sono anche questi casi, e questi casi secondo me non vanno bene. Se non avete voglia, scusami se sono molto brutale e diretto, se non avete voglia di stare dietro a dei ragazzini ed educarli, sicuramente il compito del genitore, come diceva sempre mia madre, è il mestiere più difficile del mondo, perché nessuno te lo sa insegnare, mettiamola così, non hai voglia, non ti senti portato, fai una scelta onesta, non mettere al mondo dei figli. Non c'è scritto da nessuna parte, so benissimo che siamo a natalità zero, sotto zero, tutto quello che si vuole, però chi vuole figli gli si è data l'opportunità di averne anche il maggior numero possibile, chi non ne vuole sia onesto con se stesso, se stessa, e non ne metta al mondo, perché fare dei figli vuol dire anche educarli, e sicuramente quelle cose là possono avere tante ottime funzioni, ma non io, se avessi dei figli, non, diciamo, non li farei educare dal PC o dal tablet, poi ognuno sa, è vero che ognuno può fare quello che vuole, però io posso anche discutere quello che fanno gli altri, secondo il mio punto di vista, direi, e quindi a maggior ragione. Io sarei curioso di chiederti una cosa, perché mi ha colpito, ripeto, prima ho letto la sinossi, perché mi sembrava molto, molto significativa, anche eloquente su quello che erano i contenuti. Però ecco, a me ha colpito molto proprio, ecco, questo capitolo dedicato a questo insegnante, a questo, non so se fosse un uomo o una donna, perché parlate genericamente di un insegnante che ha, tra virgolette, abbandonato, mi sembra di capire che ha abbandonato non perché sia arrivato il momento della pensione, ma ha abbandonato proprio perché ha detto io gliela faccio più, mollo tutto. Ecco, io sarei curioso di sapere qualcosa di, perché continuo a dire, è un'esperienza che sto sentendo, o una scelta per meglio dire, che sto sentendo fare a tanti. Allora,
se una persona dice, che ne so, ho fatto la scelta sbagliata, voglio cambiare vita, cambiare lavoro, è un conto e ci sta. Però qui non parliamo, mi sembra, di questo scenario, qui parliamo di una persona che dice veramente, che ne so, l'insegnamento è la mia passione, ma io così non gliela faccio più. Ecco, io sarei curioso di chiederti qualcosa in più su questa figura. Assolutamente, ci sono stati vari insegnanti che hanno praticamente visto i danni che questi sistemi di valutazione, cioè sin dalla più tenera età, sin da quando i bambini vanno all'asilo elementare, si sentono parlare di competenze, di test, di valutazione, di statistiche, di performance, cioè questo è un linguaggio imprenditoriale, un linguaggio manageriale, se vogliamo, che non ha niente a che vedere con la pedagogia e con la possibilità che viene data al bambino di crescere, di maturare, di manifestare le proprie passioni, i propri talenti. Tu non puoi giudicare un pesce secondo lo standard di un uccello o di un orso, perché sono animali diversi e quindi li devi giudicare a seconda della propria categoria. Quindi non puoi fare dei test che devono superare tutti per poter accedere alla scuola successiva, all'anno scolastico successivo, che sono standardizzati. E quindi tu per superarlo devi raggiungere, non so, un 6, un 7, eccetera, oppure sei fuori da giochi. Perché magari c'è chi è un mostro in matematica e magari ha lacune in italiano, oppure chi va benissimo in italiano, ma magari se no che arriva alla sufficienza in matematica. E, insomma, ci sono criteri di valutazione che dovrebbero essere applicati. Questa standardizzazione dei test non permette di essere flessibili. E adesso io quindi non sono un'insegnante a tempo pieno, quindi non posso dire, io ho insegnato a scuola Montessori qui negli Stati Uniti a bambini dell'asilo, a bambini che facevano preschool, cioè dai 3 anni e mezzo ai 4 anni e mezzo. E ogni 20 minuti cambiavo attività perché il bambino, essendo appunto nella massima fase sua creativa, ha bisogno di continui stimoli. E quindi non puoi pensare di farlo stare 3 ore a fare pongo o a fare o a dipingere, eccetera. Ogni 20 minuti cambiavo attività, e quindi c'era il canto, c'era la danza, c'era l'imparare le poesie, la lettura delle favole, e vari giochi, anche poi giochi da soli, eccetera, o non solo come gruppo, ma anche giochi individualmente, da fare individualmente, eccetera. Quindi diciamo che quanto più, e io stessa ho fatto tanti corsi come insegnante in questa scuola, però diciamo, queste persone che stanno abbandonando, questi insegnanti che stanno abbandonando la professione è perché hanno assistito ad un terribile peggioramento della scuola e non si riconoscono più né nel sistema né nelle tecniche, per così dire, di valutazione. Né nel metodo in cui viene permesso ai ragazzi di accedere o non accedere alle classi superiori, proprio perché, ripeto, se tu non superi il test, e il test è standard, cioè tutti vengono messi allo stesso livello, ma noi siamo tutti individui diversi, non possiamo. Io posso prendere 10 in italiano e magari posso prendere 5 e mezzo in matematica, per dire, no? E allora forse un tempo, non essendoci questi test standardizzati, forse c'erano molti insegnanti che capivano che la persona magari oltre in quel settore oltre non poteva andare e quindi magari potevano arrotondare e magari dargli la sufficienza per poter permettere di andare alla classe superiore. Tutto questo diciamo che è stato distrutto, non esiste più perché il test è uguale per tutti. Quindi o Certo. tutti lo superano Livellamento. o esatto, è il livellamento totale. Una intervista è stata messa, abbiamo fatto riferimento appunto in un capitolo del libro, di un'intervista in particolare di un insegnante che è andato e ha parlato pubblicamente in una TV tedesca e purtroppo io ho messo anche il link nella edizione Kindle del libro, però diciamo l'intervista è in tedesco. Ecco,
e lui proprio appunto spiega tutti questi dettagli e dice: io sono arrivata a un punto proprio di non ritorno, per cui ho detto io non posso continuare, non ce la faccio proprio a continuare a fare questa cosa, perché danneggio, mi rovino la salute io e rovino il futuro dei ragazzi. Credo che abbiamo detto tante cose importanti. Io l'ultima domanda che ti vorrei fare è: chi dovrebbe leggere secondo te questo vostro libro? Questo libro lo possono leggere e lo dovrebbero leggere tutti, non fosse altro che per informarsi, per prendere coscienza di quello che sta succedendo e decidere come muoversi e cosa fare, perché si possono fare tante cose, bisogna prendere consapevolezza e osare, rimboccarsi le maniche e andare avanti e osare, metterci la faccia, per così dire. E il libro è principalmente, ma ripeto, tutti quanti sono incoraggiati, perché noi come la scuola ha fallito, ma ha danneggiato così la comunità, perché i ragazzi, i bambini che poi diventano ragazzi, che poi diventano, si diplomano e si laureano, eccetera, sono il futuro della nostra società. Se la scuola fallisce, l'università fallisce, falliamo noi come comunità a livello internazionale, visto che questa metodologia viene applicata in 86 stati. Quindi questo libro è disponibile nelle versioni cartacea, Kindle e Kindle illimitato, al momento a tutti, è disponibile a tutti. Certamente i primi che dovrebbero acquistare o che dovrebbero, diciamo, i primi interessati, per così dire, sono proprio studenti, insegnanti e le famiglie di ragazzi in età scolare. Però ripeto, la comunità nel suo insieme dovrebbe essere interessata a questo. È disponibile, al momento l'abbiamo realizzato nelle versioni italiana, inglese e tedesca. Per quanto riguarda le versioni italiana e tedesca sono già disponibili online su Amazon. Per quanto riguarda l'edizione tedesca, dal momento che Horst, appunto il mio collega, si sta dedicando in maniera molto attiva e completamente alla diffusione e all'addestramento anche degli insegnanti, e lui sta tenendo workshop e seminari su questi argomenti, al momento diciamo che non abbiamo ancora caricato la versione in tedesca online, perché lui si sta chiedendo ecco, se non sia il caso, almeno in Germania, di farla uscire tramite un editore. Quindi mentre lui ci pensa, noi intanto siamo usciti con le versioni italiana e inglese. Io penso che circolerà prevalentemente in Italia, quindi in Italia sappiate che ci sono le due versioni. Sono interessantissime queste riflessioni, invito naturalmente tutti a leggere questo libro e anche a fare un ragionamento. In questi ultimi anni si è parlato a sproposito di tante cose, però che se ne dica, il giudizio di Norimberga ha tanti insegnamenti da lasciare, inviterei tutti a approfondire anche su questo aspetto. Ecco, uno, chiaramente il consiglio, il libro più, secondo me, azzeccato sarebbe quello della banalità del mare, dell'Arendt, un libro che dovrebbero leggere davvero tutti quello. Disponibile in tutte le lingue del mondo, quindi non c'è problema. Però, ecco, quando questi personaggi, chiamate la sbarra, una minima parte, tra l'altro, una minimissima parte, anzi, disse: ah, io non ho fatto altro che eseguire gli ordini, applicare le regole. Ecco, uno può scegliere un po' che vita svolgere, può scegliere di fare quel funzionario, burocrate, anche qualora sia un insegnante, un medico, io applico le regole, applico i protocolli, oppure può decidere di agire secondo scienza e coscienza. Non stiamo dicendo di agire contro la legge, ci mancherebbe altro, stiamo dicendo soltanto di non dimenticare che oltre all'aspetto burocratico c'è anche l'aspetto umano, che in un sistema come quello dell'istruzione è assolutamente fondamentale. Grazie Maria Teresa, è molto interessante. Naturalmente noi ci rivedremo sicuramente quanto prima per parlare di tante altre cose. Grazie davvero. Grazie a te Paolo per l'invito e un saluto e un abbraccio a te e a tutti gli amici che ci seguiranno dagli USA. E speriamo che aumentino sempre di più. Grazie ancora, buona serata a tutti.